Ciao ragazzi, oggi andremo a vedere come sostituire un modem del vostro operatore, quindi un modem, chiamiamolo stock, in questo caso è un FastGate di Fastweb, con un modem router di terze parti. E questa guida funziona anche sull'ultima tipologia di fibra, ovvero quella che arriva fino a casa, la FTTH, dove solitamente si ha un decodificatore, si ha un ONT, quindi la classica cassetta che viene prima del nostro router modem, che ci permette appunto di decodificare il segnale ottico in un segnale elettrico. Una cassetta, quella l'ONT, che non può essere rimossa, ma che funziona finalmente, ma che ci permette comunque di installare finalmente modem router di terze parti, che hanno differenti vantaggi sia per quanto riguarda la qualità, sia per quanto riguarda la libertà e la funzionalità della nostra linea e soprattutto anche per la gestione del wifi. Infatti vi ricordo che questo Frix che vedete qui, 7530AX, ha la tecnologia wifi 6. Andiamo a vedere quindi come fare e vi assicuro che è davvero davvero semplice. Prima di iniziare voglio ricordarvi che a breve arriverà il Prime Day con diverse offerte e promozioni, quindi mi raccomando seguite i due canali di sconto Telegram Guida Informatica 1 che potrete trovare digitando sulla ricerca di Telegram e Mister Underscore Coupon, ma in descrizione vi lascio i link dove già tutti i giorni andiamo a pubblicare offerte e codici sconto, ma in quelle giornate, quindi vi consiglio di iscrivervi ora, andremo comunque ad intercettare le migliori offerte, tra l'altro anche il meno 20% sull'usato. Se invece avete Android e preferite comunque un'applicazione che racchiude più offerte, quindi più canali Telegram, potete installare gratuitamente dal Play Store l'applicazione Mister Coupon. Fatta questa piccola digressione, andiamo a vedere quindi come installare un modem router di terze parti. Ovviamente se avete dubbi, difficoltà, scrivete qui sotto e cercherò di aiutarvi nel modo più veloce possibile. Allora, il modem per questa mia prova è il 7530AX. Parliamo di un modem comunque di ultima generazione che permette appunto di sfruttare la tecnologia Wi-Fi 6 che già vi ho accennato in qualche video anche sul canale TikTok e Instagram, permette di gestire in maniera più efficiente più dispositivi Wi-Fi. Essendo che al giorno d'oggi abbiamo praticamente tutto collegato al Wi-Fi, frigorifero, lampadine, Alexa e tutti gli altri dispositivi, assolutamente una tecnologia che ci permetterà di risolvere problemi futuri. Il 7530AX quindi è un prodotto di fascia media che, come vedete qui, non ha una porta WAN dedicata, ma infatti per la configurazione andremo ad utilizzare la prima porta. Prima di mettere le mani in pasta, purtroppo abbiamo bisogno di contattare il nostro operatore. In questo caso, ad esempio, io ho dovuto contattare Fastweb andando a chiedere esplicitamente l'installazione di un modem diverso da quello originale. Ho contattato Fastweb tramite la chat di WhatsApp, ma volendo si può anche tramite operatore telefonico, ma consiglio la chat di WhatsApp per non rimanere 30-40 minuti al telefono, e gli ho fornito tutti i dati che sono presenti sulla confezione, come il MAC address e il seriale del prodotto. Tra l'altro mi hanno chiesto anche il CVMP account, e dopodiché sono poi andato a prendere le informazioni del FastGate che ho io. Infatti ho dovuto attendere dopo questa cosa diversi giorni, quindi vi consiglio di farlo quanto prima possibile per diciamo avere la pratica aperta, che poi è stata chiusa senza nemmeno avvisarmi. L'ho scoperto io da solo quando sono andato poi a collegare il modem router che funzionava. Vi dico questo perché inizialmente pure io pensavo di poter collegare il modem router, il 7530X, direttamente e farlo funzionare, ma purtroppo non è così. Purtroppo non è così, quindi bisogna dalla parte degli operatori sbloccare e abilitare un modem, appunto, un modem router di terze parti. Quindi fate quest'operazione che si può fare quindi contattando l'assistenza WhatsApp di Fastweb. Si riceverà un link per accedere tramite il proprio account, ovviamente bisogna avere l'account e dopo aver inviato la pratica andremo a vedere nella nostra pagina FastGate che è in lavorazione. Quando sarà conclusa la lavorazione significa che avremo la possibilità di collegare il modem router.
Ovviamente andremo a scollegare il nostro FastGate rimuovendo l'alimentazione e il cavo LAN che parte dal nostro dispositivo ONT. Come vedete, questo è il mio FastGate, lo andiamo a togliere. Il cavo LAN giallo va collegato al nostro nuovo Fritz. Vi ricordo che nel mio caso va collegato sulla LAN 1, su qualche altro router modem potrebbe differire, quindi in questo caso spesso o va sulla VLAN oppure appunto sulla la prima o l'ultima linea, a volte è indicato. Ora dovete collegarvi al modem per configurarlo. Lo potete fare tramite WiFi, una volta acceso quindi apparirà il nostro Fritz e collegarsi con la password che trovate dietro al modem all'interno delle istruzioni, oppure lo potete fare tramite Ethernet attaccandolo appunto dietro al modem. Allora, una volta collegati al modem, ora non abbiamo linea, digitiamo nella barra degli indirizzi del browser http://fritz.box oppure l'indirizzo http che vedete qui. Ora, inserite la password del vostro Fritz, che non è la password del wifi, attenzione che trovate sempre nel manuale. Da qui andremo a configurare il nostro modem per la tipologia di connessione ed è autoinstallante, ed è molto facile. Intanto vi faccio vedere che si è aggiornato il Fritz, sempre molto seguito rispetto a un classico modem. Questa è l'interfaccia, il pannello di configurazione che è davvero molto ricco e tutt'altra cosa. Per questo vi dico che spesso si hanno dei vantaggi mettendo dei dispositivi di terze parti, infatti soprattutto per la gestione del wifi, i canali radio, la sicurezza, eccetera. Per andare a configurare il nostro Fritz bisogna andare in internet, dati di accesso, selezionare il provider internet, quindi in questo caso avete TIM, Telecom, Vodafone, selezionate quello adatto a voi, e dopodiché ci saranno tre opzioni, spesso appaiono anche altre opzioni, sul tipo di collegamento dell'ADSL. Essendo un sistema con ONT, io sono andato a selezionare l'ultima, se voi non dovesse funzionare provate la seconda opzione, oppure per l'ADSL la prima. Spesso invece andando a selezionare altri provider usciranno altre opzioni che, come ho detto, se non riuscite comunque a capire subito, andate a tentativi e poi andate a provare la connessione se funziona. Però, come vedete, il collegamento a modem router esterno, perché io prima appunto del modem ho l'open fiber l'ONT. Una volta selezionato bisognerà dare conferma, il modem si riavvierà e saremo pronti a utilizzare la connessione. Andate a selezionare e stabilite automaticamente la connessione. Dati di accesso, nel mio caso è un Fastweb no, quindi se avete qualche problema col vostro andate a controllare se avete bisogno e potete impostare quindi il downstream e l'upstream. Ci sono differenti variabili, ma solitamente la procedura è questa ed è valida anche per altri operatori. Bisogna comunque comunicare ai nostri operatori che vogliamo sostituire il nostro modem router originale fornendo tutti i dati di quel modem router. E dopodiché andremo quindi ad attendere qualche giorno, andiamo a collegare fisicamente il nostro router modem quindi alla nostra linea, accedendo poi al pannello andiamo a configurare il Fritz che solitamente già ci dà una mano avendo comunque già dei dati preimpostati. Ovviamente ci sono delle piccole differenze, ad esempio sul Fastweb non ci sono dati di accesso. Per ora questo è tutto, se avete dubbi o domande scrivetemi pure qui sotto nella descrizione, vi lascio il link ai canali Telegram, vi lascio il link al prodotto che ho utilizzato e vi lascio anche eventualmente il numero dell'operatore WhatsApp che potete aggiungere e contattare per Fastweb. Per altri video lascia un like e seguimi e fammi sapere se questo video ti è risultato utile.